Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Arrestato un ladro e denunciati due giovani per furti in abitazione messi a segno nella città della Fortuna. Ora si cercano i legittimi proprietari. Polizia di Stato in festa per il patrono San Michele Arcangelo. Incidente sul lavoro a Pesaro, una trave cade sulle gambe di un operaio che adesso rischia l'amputazione. I problemi di viabilità in via Fanella e via Squarcia finiscono in consiglio comunale. È una roba che non va bene. Qui è 20 anni che la strada è così, è 20 anni. Acqua pubblica e settimo assessore, in corso il consiglio comunale di Fano, fra poco in collegamento il sindaco Massimo Seri. Buonasera cari telespettatori di Fano TV, apriamo questa edizione di Occhio alla Notizia parlandovi di una brillante operazione messa a segno dalla polizia di Fano che ha portato al recupero anche di un ingente quantitativo di refurtiva. È stato arrestato un macedone di 47 anni specializzato in furti in appartamento. I quartieri prediletti da lui erano Centinarola, Bellocchi, La Trave e le case lungo la via Flaminia. Vediamo i particolari nel servizio di Simona Zonghetti. Era conosciuto con 36 alias diversi, il ladro già noto alle forze dell'ordine che è stato arrestato sabato scorso dagli agenti del commissariato di Fano sotto la guida del dirigente Stefano Seretti. Si tratta di Naser Elmaz, un macedone di 47 anni che aveva il vizio di rubare nelle abitazioni dei quartieri fanesi. Agiva principalmente a bordo di uno scooter nero nel tardo pomeriggio, quindi all'imbrunire, e faceva spesso dei sopralluoghi per verificare se i proprietari fossero in casa. Per avere la certezza di poter agire indisturbato suonava i citofoni e se rispondeva qualcuno con la scusa di cercare alcuni suoi amici connazionali riusciva ad ottenere informazioni utili a mettere a segno il colpo. La polizia però con un'operazione rapida ed efficace è riuscita ad arrestarlo in flagranza di reato mentre stava uscendo da una casa in zona Carrara. Aveva con sé un lenzuolo, rubato pure questo, in cui aveva nascosto la refurtiva, tra cui più di 150 orologi, gioielli e denaro contante, mentre in un calzino di spugna introdotto nelle tasche dei pantaloni aveva infilato ulteriori monili. Il valore del bottino si aggira attorno ai 20.000 euro. Con sé aveva anche gli arnesi da scasso, un piede di porco e 3 cacciaviti. Le perquisizioni nella sua abitazione all'Arzilla di Fano, dove vive con la moglie, hanno portato poi al rinvenimento di ulteriori preziosi, come questi, che verranno custoditi al commissariato in attesa di ritrovare i legittimi proprietari. Siamo riusciti ad arrestare un pericoloso malvivente, un pericoloso ladro che riusciva a compiere almeno anche 2 furti al giorno nella città di Fano. Si concentrava soprattutto nelle zone della Trave, di Centinarola e anche di Bellocchi. Si introduceva all'interno delle abitazioni, questo nelle ultime settimane a Fano, nel mese di settembre. Siamo riusciti, anche grazie a segnalazioni dei cittadini, ad individuarlo, gli siamo stati dietro e sabato l'abbiamo finalmente arrestato. È stato molto rapida l'attività perché dal giorno in cui gli siamo stati dietro al momento dell'arresto sono passate veramente pochissime ore. Aveva diversi precedenti penali tra l'altro? Sì, molti precedenti proprio per furti in abitazioni ma anche per rapina, per spaccio, per lesioni. E la quasi totalità di furti in abitazione che sono stati compiuti a Fano nel mese di settembre sono quasi sicuramente tutti ad opera sua. Il macedone alla vista degli agenti ha tentato la fuga a piedi ma è stato bloccato e arrestato dopo una breve colluttazione. Sono stati denunciati in stato di libertà invece 2 fratelli di nazionalità albanese, Dorald e Legion Curti di 22 e 25 anni, anche loro già noti alle forze dell'ordine specializzati in furti in abitazione, molti dei quali consumati a fine 2014. La coppia era solita colpire case in zona Gimarre a San Biagio. In particolare il 25enne era stato arrestato a Civitanova Marche al termine di una rocambolesca fuga a bordo di un'Audi rubata, utilizzata per spostarsi sul territorio regionale per commettere furti. In quel caso l'uomo, dopo aver tentato di investire un poliziotto, aveva ferito gravemente un ignaro automobilista.
automobilista. I controlli capillari sul territorio stanno dando buoni risultati. Sì, danno buoni risultati, soprattutto li hanno dati in una giornata che per noi è particolare in quanto ricorre la festa di San Michele Arcangelo, che è il nostro protettore, il nostro patrono. Io penso che siamo sulla strada giusta. Notevole è stata anche la collaborazione di alcuni cittadini che ci hanno permesso con delle loro indicazioni di arrivare più facilmente agli autori materiali di questi reati, per cui io dico che questa è la strada da percorrere. Insieme, lavorando insieme, riusciamo a garantire meglio la legalità, ciascuno facendo la propria parte e garantendo la sicurezza a tutti. Speriamo di continuare così, ma sono fiducioso. Lo avete sentito nell'intervento del vicario, oggi è stato celebrato il patrono della Polizia di Stato. Vediamo. In occasione della ricorrenza della festività di San Michele Arcangelo, la Polizia di Stato ha reso onore al suo patrono con una santa messa devozionale al santuario di Madonna delle Grazie a Pesaro. Ad officiarla il Vescovo di Fano, Fossombrone Cagli-Pergola Armando Trasarti, coadiuvato dal cappellano della Polizia di Stato Don Giacomo Mora. La ricorrenza, già ricca di significati per gli agenti e per gli alti valori testimoniati dal suo patrono, rappresenta anche un momento di aggregazione per gli appartenenti all'amministrazione, compresa quella civile, di ogni ruolo e qualifica accomunati dal servizio quotidiano reso alla collettività. E infatti queste sono le occasioni nelle quali noi celebriamo proprio l'impegno della Polizia di Stato, ma in genere di tutte le forze di polizia, per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini e la civile convivenza. Il prefetto Luigi Pizzi è intervenuto poi sulla carenza di organico tra le forze dell'ordine. Beh, su qualunque territorio sarebbero sempre utili più uomini, ma purtroppo questo non lo si può ottenere, quindi il nostro scopo e il nostro impegno è quello di migliorare il loro impiego attraverso un migliore coordinamento, sempre migliore coordinamento, oltre quello che già c'è, che comunque è efficace e riesce a garantire ottimi livelli di tutela dei cittadini. Lo avete sentito nel sommario, un gravissimo infortunio questa mattina sul lavoro a Pesaro in un cantiere per la costruzione di un capannone. Un operaio di 37 anni di Gubbio ha riportato lo schiacciamento delle gambe a causa della caduta di una trave in cemento armato che stava posizionando sul tetto del capannone, aiutato da un collega che manovrava la gru. Sembra che si stia staccata una fune. L'uomo è stato portato d'urgenza al pronto soccorso di Pesaro, dove si sta cercando di salvargli le gambe dal pericolo di amputazione. La prognosi è tuttora riservata. Nel cantiere sono accorsi gli ispettori dell'ASUR per la ricostruzione del fatto e l'accertamento di eventuali responsabilità in merito alle norme sulla sicurezza. E cambiamo argomento, i residenti di via Fanella e via Squarcia ci hanno segnalato più volte i problemi della viabilità in quel parte di Fano, una situazione che ora finisce in consiglio comunale. Sentiamo. Il rischio è quello di essere investiti, perché molto spesso il ciclista deve sbandare un pochino per evitare una buca, un avvallamento, e si sposta sul lato sinistro della carreggiata, con il rischio che una macchina, essendo stretto a doppio senso, lo investa. Oppure una caduta diretta con una buca che non ha inavvertitamente, cade così senza essere investito da nessuno. Da quanto tempo versa in queste condizioni? Tantissimo tempo. La strada è impraticabile. Lei abita in una via qua di accesso? Certo, pericolosa in bicicletta, per i motorini e per tutto quanto, è veramente pericolosa. Li avevamo lasciati così i residenti di via Fanella, che nel mese di luglio avevano richiesto all'amministrazione comunale di Fano soluzioni urgenti per l'incolumità di ciclisti e pedoni. Secondo alcuni, oltre al problema di buche, piccoli avvallamenti e una carreggiata molto stretta, anche a causa dei lavori per l'interquartiere, sarebbe necessaria una rotatoria. Ma ancora oggi la situazione è la stessa. Problemi di viabilità, secondo loro, ci sono anche nella strada che fa angolo con via Fanella, e cioè via Squarcia. Hanno tentato di fare una pista, una semipista pedonale, con una semplice striscia bianca che vedete, che però non viene rispettata da nessuno. Le cose bisogna farle bene e a regola d'arte, non alla carlona, come qui in questa zona hanno sempre fatto. E allora chiediamo
che ci sia il proseguio delle strisce pedonali che vengono da via Roma, una pista ben delimitata con delle zebre che si affianca alla pista ciclabile su via Roma. Questa pista svolta in via Squarcia, protetta da o cordoli o paletti flessibili, perché altrimenti diventa il parcheggio. Vedete, vedete adesso la macchina dove si è fermata, e così i pedoni cosa devono fare? Devono scantonare sulla sede stradale che in curva possono investire. Pedoni ma anche ciclisti che sono costretti a fare degli slalom improvvisi. Che è anche molto pericoloso. Quindi una cosa deve essere fatta, lo spazio bene, lo spazio c'è. Io non mi chiedo perché quella burocrazia del comune di Fano non fa mai niente. È possibile che i politici non riescano a fare qualcosa? Sulla messa in sicurezza di queste due vie se ne discuterà anche in consiglio comunale grazie ad una mozione presentata dai 5 Stelle, ma i problemi che, come ci dice il signor Falcioni, si potrebbero risolvere con poco non sono finiti qui. I cassonetti che sono lì, possibile che due cassonetti non riescano a essere spostati di qualche metro? Sia con più misura ridotta, con carrelli, cassonetti piccoli, con carrelli che a mano possono essere trasportati. Una soluzione la devono trovare. Anche qui l'ASET si era detta favorevole per fare questo. Poi, quando si va a vedere, i tecnici dicono è impossibile. Io chiedo questo, che il Consiglio Comunale, che discute questi problemi, si faccia una volta carico ben bene e che sia risolto. E si sta riunendo in queste ore il Consiglio Comunale di Fano. Sul tavolo tanti argomenti da trattare, il settimo assessore, l'acqua pubblica e il futuro del biennio all'agrario al Codma di Rosciano. Sull'avanzamento dei lavori in questa seduta del Consiglio abbiamo in linea il Sindaco di Fano, Massimo Seri. Buonasera Sindaco. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, grazie per essersi staccato un attimo dai lavori. Ci può aggiornare su quelle che sono le questioni che abbiamo annunciato, insomma, poc'anzi? Sì. Beh, abbiamo appena approvato all'unanimità la previsione di una sede staccata del CICHI a Fano, un grande risultato che merita l'impegno che abbiamo profuso, e soprattutto, se mi permettete, anche una soddisfazione personale, perché ci ho creduto da subito, e della dimostrazione che i tavoli, quando si costituiscono, portano benefici. E anche una soddisfazione perché quando mi criticavano che questa amministrazione non faceva nulla, questa è la dimostrazione che stavamo lavorando in silenzio e non annunciavamo, come magari altri fanno, per non compromettere il risultato finale. Quindi devo dire che questo è un grande risultato. E poi adesso stanno passando gli altri punti all'ordine del giorno, siamo nelle discussioni delle interrogazioni, poi ci saranno le mozioni che alcune verranno accolte, perché quando anche vengono dall'opposizione hanno buon senso, che sono, fanno parte anche dei nostri intendimenti, ovviamente noi li accogliamo perché guardiamo con sempre buona cosa la collaborazione e non semplicemente quando ci sono le sterili polemiche. Poi ho sentito c'è la mozione inerente alla settimana, non è proprio così, è una mozione che riporta, poiché c'erano state anche in passato riferimenti ad una mozione che erroneamente era stata votata, e questa mozione semplicemente rafforza il ruolo del sindaco, che è stato eletto direttamente dagli elettori, e quindi dà piena autonomia a quelle che devono essere le scelte organizzative di una giunta, come deve essere, come in tutti i comuni. Ma ci aggiungiamo una cosa, perché noi siamo sobri ed è una questione che io ho sempre posto, e qualsiasi scelta si faccia non deve influire per un solo euro sui costi della spesa pubblica, perché la scelta che abbiamo fatto è stata quella di ridurre al minimo le spese per la gestione della politica, e su questo devo dire che siamo stati esemplari, perché abbiamo ridotto quasi di 400.000 euro i costi. Ma la mozione dice anche un'altra cosa importante, quella di ripristinare i consigli di quartiere, ovviamente in una dimensione nuova e diversa, perché non ci sono le condizioni per fare come erano prima, non ci sono le risorse, ma riteniamo, proprio per avere sempre un rapporto più vicino con i cittadini, un confronto sempre più diretto e vero, più costruttivo e utile anche per chi deve amministrare, la presenza di consigli, chiamiamoli di quartiere, che vogliamo prevedere a breve termine, quindi anche vogliamo una maggiore autorevolezza anche del Consiglio Comunale
per arrivare entro l'anno con l'approvazione in Consiglio Comunale di questa proposta. Poi ci sono tante altre mozioni che non sto ad elencare perché non le ricordo neanche tutte in fila, però diciamo gli elementi più importanti sono questi, ma in particolare il grande risultato della succursale di un corso del Cecchi, dell'Agrario, a Fano, al Codma. Questo è veramente un grande risultato per questa città. Bene. Che solo un anno fa, me lo consenta, sì. solo un anno fa, se ricordiamo tutti i commenti e le critiche che arrivavano, nessuno avrebbe scommesso su questo risultato. Quindi sì. È una soddisfazione doppia. Sì, sì, è vero, se ne parlava e anche il Codma era in forse come sede, invece poi pare che questa sia la destinazione comunque finale, no? Sì. Che è anche una vocazione agricola, quindi anche una risposta aggiuntiva dove il percorso formativo si avvicina a quello che è anche il lavoro, perché lì sono presenti anche attività che hanno a che fare col mondo agricolo. Ecco, sull'acqua, sul fronte dell'acqua pubblica, mi può dire qualcosa? Sì, in apertura mi dimenticavo, ho fatto una comunicazione perché questa mattina è stato questo l'incontro, la riunione del gruppo di lavoro dell'assemblea composta da una decina di sindaci, e è stato molto interlocutorio e informale, dove abbiamo preso atto di tutte le proposte di modifica che sono arrivate dai vari consigli comunali e abbiamo dato, così, fatto un primo esame, ma seguirà questo altri incontri. Ci siamo lasciati con l'impegno che ci avrebbero trasmesso la bozza minima di base del regolamento sulla quale avremmo poi lavorato, tenendo conto anche delle proposte, compresa quella di Fano, che sono state avanzate dai consigli comunali. Quindi un incontro molto interlocutorio e io mi sono anche preso l'impegno, perché ascolto anche quando arrivano indicazioni dalle forze politiche, di costituire anche un gruppo di lavoro interno che possa aiutare il sindaco su una questione delicata come questa. Fra l'altro devo dire che l'ordine del giorno che noi abbiamo portato su mia proposta a tutela dell'acqua pubblica è stato votato all'unanimità da tutto il Consiglio Comunale. Bene, allora buone notizie anche da questo fronte. Grazie sindaco per essere stato in nostra compagnia, la lasciamo ai lavori del Consiglio. E noi cambiamo argomento, ritorniamo a parlare di cronaca. Un ciclista romeno sui 50 anni era in sella alla sua bicicletta quando, secondo i primi accertamenti, dopo aver invaso parzialmente la carreggiata, forse per evitare un ostacolo, è stato urtato da una BMW condotta da un 62enne di San Giorgio di Pesaro che procedeva nel suo stesso senso di marcia. Questo è successo questa mattina intorno alle 7:45 in via Campanella, Rosciano di Fano. L'uomo, ferito a una spalla, è stato trasportato dai sanitari del 118 al pronto soccorso dell'ospedale Santa Croce, ma le condizioni non dovrebbero essere gravi. Sul posto la Polizia Municipale per i rilievi di legge e per ricostruire la dinamica dell'incidente. Sport, ma non giocato, non agonistico, ma di sedi parliamo, in particolare il palazzetto dello sport, perché il palazzetto di Fano, Salvatore Allende, resterà chiuso dal 5 di ottobre fino a tutto il mese di dicembre per garantire lo smaltimento dell'impianto della copertura interna e il suo rifacimento. Nel quadro questo di lavori predisposti a riguardo dal comune di Fano per un importo di 1.400.000 euro. Spalmato su 90 cantieri che saranno aperti nei prossimi mesi. Un intervento questo che ha fatto sì che Fano sia evidenziata a livello italiano come uno dei comuni più virtuosi, al pari di Roma, Padova e Bari. Le normali attività sportive riprenderanno a partire dal gennaio del 2016. Ed ora spostiamoci a Urbino e sarà l'Africa l'ospite, la protagonista della nona edizione di BioSalus, il Festival Nazionale del Biologico e del Benessere Olistico che si svolgerà in questo fine settimana. Vediamo di che cosa si tratta. Urbino per due giorni sarà la capitale d'Italia del biologico. Il 3 e 4 ottobre si tiene BioSalus, Festival del Biologico e del Benessere Olistico, un evento di carattere nazionale che fin dalla prima edizione ha saputo distinguersi per il format utilizzato, coniugando sapientemente cultura e commercio, divulgazione popolare e approfondimento scientifico, rigore scientifico e tradizione. E alle volte i visionari fanno breccia, come ci spiega Antimo Zazzaroni, ideatore del festival e fondatore dell'Istituto di Medicina Naturale.
male. Ancora oggi si fa un po' fatica a farsi capire, perché molte cose sono più per moda che per cultura, ma i tempi stanno chiaramente cambiando, anche se ovviamente chi ha un potere di tipo economico e speculativo nell'ambito della medicina, della chimica, dell'energia e quant'altro, un cambiamento non fa molto comodo. Stiamo lavorando intensamente e stiamo cercando anche di proporre questo territorio anche come un punto di riferimento a livello nazionale per creare proprio l'immagine di Urbino e del territorio come fosse un nuovo rinascimento, visto che Urbino è stata già la capitale del rinascimento nel 1400. La città di Urbino, simbolo del nostro rinascimento, è la città ideale per accogliere decine di migliaia di persone che perseguono uno stile di vita in armonia con la natura e con se stessi. Un evento consolidato fa parte appunto proprio dei progetti dell'amministrazione, quello di costruire un percorso sempre più ampio che guardi questo settore come un volano per l'economia e per lo sviluppo anche di tutto un territorio importante qual è il Montefeltro e il Montefeltro storico. Questa nona edizione ha un fitto calendario di eventi concentrati in due giornate, con il Collegio di Raffaello a fare da splendido contenitore e il Teatro Raffaello e la Piazzetta delle Erbe, teatri naturali di convegni, laboratori e mercati. Testimonial d'eccezione Marco Columbro, il noto presentatore, pioniere in Italia dell'alimentazione biologica. Il paese ospite quest'anno è l'Africa, che si concretizza con delle conferenze, ricordiamo ad esempio quella della dottoressa Loretta Illuminati sullo sciamanesimo africano, oppure quella che strizza un po' l'occhio diciamo al pubblico femminile perché riguarderà un po' la cosmesi e quindi parlerà, queste conferenze saranno anche incentrate sulla resine e incensi d'Africa. Poi da non perdere l'intrattenimento danzante musicale in teatro per sabato 3 presso il Teatro Sanzio, dove musicisti e ballerini di fama internazionale africani appunto presenteranno questo bello spettacolo. E poi ancora, ad esempio, ricordiamo gli spazi pomeridiani dalle 2 alle 4 e mezza dedicati ai bambini, come i burattini, anche qui hanno tematizzato questo spettacolo di burattini traendo spunto da una favola africana. E poi ancora il mago Freddy, sempre intrattenimento dedicato ai bambini, la merenda biologica gratuita. Quindi insomma cultura, commercio e tanto intrattenimento. Bene, ora andiamo al Teatro della Fortuna perché venerdì 2 ottobre si svolgerà un evento dedicato alla tematica della comunicazione per la promozione dei vaccini. L'iniziativa, che avrà inizio alle ore 8, è organizzata dal Dipartimento di Prevenzione di Fano in collaborazione con il SITL, Società Italiana di Igiene, Medicina Preventiva e Sanità Pubblica. Bene, quindi chi fosse interessato a questa problematica può andare al Teatro della Fortuna. Noi terminiamo qui questa edizione di Occhio alla Notizia. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Seguirà una puntata di Dopo Cena, dove si rimarrà a teatro, ma per le scuole di danza che si sono esibite a giugno lì in quella sede così naturale per loro. Grazie e Occhio alla Notizia torna domani sera sempre alle 20:30. Buona serata.